Allora, mister Medina ancora non va per la Don Bosco, un'altra sconfitta, forse non proprio meritata, ma chiaramente il derby con l'Inter, squadra che comunque si è vista bella squadra, ma anche la Don Bosco ha fatto la sua gara, sicuramente, forse, ripeto, un pareggio ci stava di più. Sì, vabbè, loro che sono un'ottima squadra, questo è indubbio, una buona squadra compatta, con buoni giocatori di categoria. E venivano da 3 vittorie consecutive e noi da 3 sconfitte, quindi è evidente che anche dal punto di vista morale stavano più carichi rispetto, certo, a noi. A noi c'era un po' di apprensione, il dover per forza far risultato a tutti i costi, un po' il derby relativo. Io non sono originario di queste zone, per me sono tutte cavolate queste qua, però evidentemente dall'altra squadra e qualcuno dei nostri evidentemente la sente come un derby. In tutto sommato è stata una partita equilibrata, il primo tempo anzi molto equilibrato, uno 0-0 diciamo anche forse noioso, dal punto di vista tattico buono perché entrambe le squadre tatticamente stavano bene in campo, però dal punto di vista delle azioni da gol un po' scarno. Secondo tempo loro sono passati in vantaggio, hanno avuto anche un paio di occasioni, noi abbiamo pareggiato, diciamo che la partita era sostanzialmente equilibrata, poteva succedere di tutto. Quello che non deve succedere è prendere un gol in quelle condizioni, con un uomo a terra davanti ai giocatori dell'Itri, quindi ben visibile, quando noi siamo stati tutta la partita correttamente e da signori a buttare la palla quando gli avversari erano a terra. Ovviamente l'arbitro non poteva interrompere il gioco, sta all'onestà e alla serietà, al volere essere seri da parte delle persone. Evidentemente dobbiamo imparare anche su questi frangenti, su queste cose. Certo, perdere per una ripartenza palese, probabilmente c'era anche fallo, ma anche se non ci fosse stato il fallo, con un uomo con la schiena che ho dovuto anche sostituire subito dopo a terra, dà un po' fastidio. Dopo il gol poi chiaramente loro sono stati avvantaggiati, perché comunque hanno provato, ma anche voi insomma avete provato varie volte ma non siete riusciti. Vabbè, poi quando si passa in vantaggio a un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine della partita, ci si abbassa tantissimo, gli spazi si riducono, noi non abbiamo questi grandissimi colpitori di testa, quindi buttare palle lì cercando una spizzata diventa complicato per noi. Abbiamo avuto qualche calcio, qualche pallina attiva, qualche calcio d'angolo in cui si poteva fare bene, cioè ci sono state un paio di situazioni positive, una credo la palla fosse uscita di poco dove siamo andati a concludere a rete, altre sono uscite, un paio sono uscite fuori di poco, però ripeto, partita che secondo me si doveva chiudere in un pareggio, non è stato così, e con rammarico perché sì, ci stava, forse sì, vabbè, io l'ho visto il calcio, di queste cose ne succedono tante, però da persone che si professano cultori della sportività, perché vengono a fare le parti, dirigenti che offendono, giocatori in panchina che offendono, sinceramente non me l'aspettavo, però ripartiremo anche da questo, migliorando anche su questo. Forse sì. Io non ce l'ho nel mio DNA offendere le persone, però non lo so, e nemmeno riesco a dire a un mio giocatore di continuare quando sta uno palesemente a terra con la schiena dolorante a 3/4 campo, però evidentemente non tutti siamo fatti nella stessa maniera. Sicuramente. Allora parliamo, comunque resta il fatto che la prestazione della Don Bosco è stata positiva, quindi nel proseguo chiaramente si proverà appunto a fare risultato nelle prossime partite. Sì, noi veniamo da una situazione di organico, di infortuni grave, anche oggi ho fatto 2-3 cambi costretto, Leccesa, Azzoli. E quando inizi a fare 2-3 cambi costretti, diciamo anche la formazione condizionata, certo non è facile, però oggi la prestazione c'è stata, i giocatori ci sono, bisogna certo prendere serenità, il morale basso, perché i risultati non vengono, diventa tutto più difficile, nel calcio è così, sulle ali dell'entusiasmo si possono fare tante cose,
su diversamente diventa tutto più complicato. Prossimo turno, fuori casa? Prossimo turno, fuori casa, sinceramente non ricordo manco contro chi, ma non è importante, importante. Non è importante perché noi tutte e quattro le partite le abbiamo giocate. Spesso le partite sono state decise da episodi, nessuna ci ha surclassato dal punto di vista del gioco con tutte le nostre difficoltà di organico, lo stesso Litri oggi, però evidentemente gli episodi non girano nel verso giusto, aspettiamo che lo facciano. Ecco, ti bocca al lupo, fermiamoci così, grazie. Parliamo adesso con mister Ceraldi del Manzi Itri FC. Allora, una vittoria sicuramente bella, importante, ma forse ci poteva stare anche un pari. Secondo te come hai vista la gara? Sì, buonasera. Sicuramente poteva essere, queste partite sono quelle partite che vengono sbloccate da episodi, da casualità. E sì, tutto sommato sapevamo che affrontavamo una squadra agguerrita che ci dava filo da torce, però i ragazzi ancora una volta hanno dimostrato di essere un vero gruppo e di mantenere botta su ogni pallone e su ogni partita, insomma. Però okay, è stata veramente, veramente difficile affrontare la Don Bosco. Come l'hai vista nel complesso, la Don Bosco con tutte le sue difficoltà di organico, diciamo così? Ma sappiamo bene che la Don Bosco è una squadra da tenere sott'occhio, insomma, una buona squadra, magari ultimamente sta avendo dei problemi come anche noi, qualcuno fuori, però è una squadra buona, ben organizzata e niente, come tutte le partite, ripeto, dobbiamo sudarle e lottarle su ogni pallone, perché troveremo sempre la Don Bosco di turno a farci soffrire, insomma. Soddisfatto della prestazione della tua squadra? Ma non tanto, perché pensavo che mettavamo un po' più di tecnica per poter affrontare questa partita, invece la partita è stata molto maschia e l'abbiamo messa sull'agonismo, però potevamo sfruttare meglio il campo, il pallone e tutto. Però ripeto, io faccio i complimenti ai miei di ragazzi, perché ancora una volta hanno affrontato la gara con il piglio giusto. Domenica arriva la Grunova, che oggi ha vinto, quindi tutti e due primi in classifica, quindi chi vince si ritrova primo, oppure se si pareggia chiaramente si va a braccetto. Assolutamente no, Grunova è una corazzata, lo sappiamo tutti, e noi nel nostro piccolo a testa bassa l'affrontiamo con la massima umiltà e cercheremo di fare il nostro. Poi come ogni partita è il campo che ci darà il giudizio finale. D'accordo, in bocca al lupo. Grazie.